Stamani al Palamoncada si sfidano gli istituti superiori di Agrigento, in totale sono quattro e l'iniziativa è organizzata dalla Fortitudo. Sì, è una bellissima iniziativa a mio avviso che fa parte di un progetto più ampio che comprenderà interventi nelle scuole anche a livello di messaggi sociali, a livello di integrazione. Ci sarà anche un dopo, ecco, a questo evento, a questa kermesse sportiva che mette i ragazzi in un contesto nuovo, in un contesto particolare a giocare e ad interagire con gli altri istituti della città. Direi un'iniziativa che fa parlare ovviamente di basket, ma soprattutto credo dia un risalto al mondo sportivo, studentesco e scolastico. Da giocatori quasi quasi stamattina siete nella veste di tifosi, vedete il Palamoncada strapieno, pieno di giovani ragazzi. Sì, è bello vedere Palamoncada quasi tutto pieno e speriamo che anche domenica al palazzetto sia pieno. È bello perché ci sono tantissimi ragazzi appassionati, fanno il tifo per la loro scuola, quindi mi ricordavo quando lo facevo anch'io con la mia scuola. Una giornata di divertimento all'insegna di uno sport, ma oggi verrà consegnato anche un premio. Sì, oggi consegneremo le quattro targhe di partecipazione a tutti e quattro gli istituti partecipanti al torneo, il Leonardo, il Majorana, l'ITC Sciascia e Liceo Classico Empedocle. Ci sarà il vincitore di questa prima Fortitudo Cup e quindi ci sarà anche un trofeo per il primo classificato, ci saranno gli attestati di partecipazione per tutti i partecipanti al progetto e ci sarà una maglia della prima squadra autografata in palio per il vincitore, o meglio per la scuola vincitrice della gara di tiro da tre, che vedrà protagonisti i ragazzi delle scuole insieme alla prima squadra, quindi anche un momento per avvicinare i ragazzi alla pallacanestro ma soprattutto alla Fortitudo. Come vedete la riuscita sta andando alla grande, non ci aspettavamo tutti questi numeri, questo coloroso aiuto da parte delle scuole, sta andando tutto bene, la riuscita di questa manifestazione è ben accetta. Iniziativa carina, comunque un modo per riunire tutte le scuole, per valorizzare lo sport in un certo senso. Un'iniziativa gradevole.